Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questo appuntamento in cui andiamo via via alla conoscenza di vari cori di voci bianche italiani attraverso la presentazione del loro direttore. Oggi abbiamo il piacere di ospitare qui con noi il maestro Ennio Bertolotti di Brescia, direttore del coro di voci bianche Carminis Cantores di Puegnago del Garda. Buongiorno maestro Bertolotti. Buongiorno a te e buongiorno a tutti. Benvenuto oggi qui con noi. Una breve presentazione del maestro Ennio Bertolotti. Ha studiato Conservatorio Pollini di Padova e Bonporti di Riva del Garda con i maestri Buia, Zigliani e Priori, conseguendo i diplomi di organo e composizione organistica, musica corale, direzione di coro e composizione. Numerosissimi sono i corsi di perfezionamento strumentali come direttore. Con i vari docenti Scatolin, Mora, Conci, Mazzuccato, Golino, Marzola, Paraninfo e di composizione anche con il maestro Damerini. Attualmente dirige appunto più formazioni corali, non solo il coro di voci bianche, sempre dell'associazione che accoglie i Carminis Cantores. Veramente lungo e prezioso il medagliere di concorsi vinti da varie formazioni corali, per citare solo alcuni dei risultati conseguiti col suo coro di voci bianche, possiamo citare nel 2013 al concorso nazionale per cori di voci bianche il Garda in Coro di Malcesine, il secondo posto nella categoria musica profana e il primo posto in quella sacra. Sempre nel 2013, concorso internazionale in canto sul Garda, Riva del Garda, primo posto per la categoria musica sacra, sempre per le voci bianche, primo posto categoria musica profana, sempre appunto per le voci bianche. 2014 al concorso polifonico nazionale di Arezzo, primo classificato e menzione speciale della giuria, e così via via, veramente un medagliere imponente e importante. Il maestro poi ha anche rappresentato la giuria in varie occasioni nazionali concorsuali ed è stato docente in vari atelier di attività corali di voci bianche. Sono al suo attivo numerose pubblicazioni, incisioni e prime esecuzioni. Attualmente insegna al Conservatorio d'Uni di Matera. Maestro Bertolotti, una prima domanda che riguarda un po' il panorama formativo che attualmente stiamo vivendo e che viene proposto a bambini e ragazzi di oggi. È veramente ricco di proposte, a volte anche un po' dispersivo. In base alla tua sensibilità e alla tua esperienza, come possiamo far passare l'idea dell'importanza dell'esperienza coro fin da bambini? Ah, la prendo un po' alla larga, nel senso che constatare che ancora oggi la musica sia considerata un'attività extracurricolare per i ragazzi è una problematica, a mio avviso, molto, molto seria, mi fa star male particolarmente, insomma. Io credo che la musica dovrebbe essere studiata da tutti. Perché è un diritto di tutti, dovrebbe avere la stessa dignità delle altre materie a scuola, delle lettere, della matematica, delle scienze. Almeno questo ci insegnano gli antichi. Anche perché così facendo corriamo il rischio di creare sempre questa nicchia di quelli che, come vengono definiti qui dalle mie parti, quelli della musica, no? Che sono sempre i diversi, quasi come fossimo relegati in una riserva. E questo speriamo che piano piano venga migliorato. Per quanto riguarda l'esperienza mia, con i miei cori, con i ragazzi, con chi lavora con me, io cerco sempre sin da subito di insistere sul fatto che se canti in un coro sei fortunato. Sei fortunato perché hai un'esperienza umana di gruppo, sei parte di un gruppo, condividi una passione e questo ti aiuta a crescere, hai sempre un punto di riferimento. Quindi
Quindi dovrebbe venire da noi la divulgazione di quanto bello sia cantare in un coro. Perché diversamente come si può fare ad avvicinare i bambini o i ragazzi? Certamente non è con le parole che lo si fa. Non è raccontando che si fanno concerti, si fanno concorsi, si fanno uscite nazionali, internazionali. Queste sono parole, rimangono belle parole, ma fin tanto che uno non ha l'occasione, l'opportunità di provare dal di dentro cosa vuol dire lavorare in coro, non potrà mai condividere a pieno i valori di questa attività formativa per eccellenza, mi verrebbe da dire. Per cui io insisto sempre in questo modo, insomma, con i ragazzi e con i bambini. E anche con i genitori, quando si ha l'occasione di parlare con i genitori, con loro lascio perdere tutta la parte tecnica ovviamente e mi addentro subito nel valore formativo e umano che ha il coro, perché l'esperienza mia di questi anni è proprio aver visto bambini molto timidi, avevano addirittura anche problemi relazionali alle volte, che piano piano si sono aperti, hanno preso sicurezza di se stessi, hanno capito il loro ruolo all'interno di un gruppo e hanno imparato a relazionarsi con un suo pari, con un adulto, e questo è stato straordinario. Per contro ho visto altri bambini, spesso esagitati, che piano piano si sono tranquillizzati, o che avevano manie, adesso tra virgolette esagerando, di protagonismo, ma che piano piano hanno capito quanto il valore gruppo sia superiore all'individuo, insomma, pur consapevoli che il gruppo è fatto da tanti individui. È un concetto che va costantemente ripetuto e lavorato quotidianamente, devo dire, prova dopo prova. Maestro, prima abbiamo scorso velocemente i risultati conseguiti dal tuo coro di Voci Bianche. E allora, in base a tutto ciò, com'è che curi la crescita dei tuoi coristi? Hai delle strategie o comunque dei percorsi che hai utilizzato, che continui ad utilizzare per poter accompagnare le potenzialità che riscontri e che ritrovi nei tuoi coristi? Quando si lavora con la voce si entra in una sfera dell'individuo, che sia piccolo, ragazzo o adulto, è una sfera sempre molto intima e va sempre fatto con delicatezza. Nel momento in cui un bambino ti fa sentire la sua voce, ti fa entrare dentro, per cui bisogna farlo con estrema delicatezza. Di solito, allora, i bambini che si avvicinano al nostro coro hanno un periodo di preparazione che viene fatto nel coro propedeutico, che dura un anno, due anni, dipende, perché si lavora a vista ovviamente, e qui mi permette di conoscere le potenzialità del bambino, vocali, ma anche caratteriali, perché piano piano ci si conosce e si vede cosa succede. Mi piace da subito cercare di far cogliere al bambino il rapporto col proprio corpo, il corpo e la voce, quello che il corpo ti dice a seconda di quello che la voce fa. E avere questa consapevolezza è, credo, una conquista importante per ogni corista, perché la prima cosa è conoscersi. Solo allora posso intervenire e noi docenti dobbiamo indirizzare il bambino, il cantore, verso la strada giusta, almeno ce la mettiamo tutta. Quando il bambino ha passato questo periodo di preparazione, allora entra nel coro Voci Bianche, che è la formazione successiva, che fa concerti, attività, eccetera. E allora qui si lavora due volte a settimana, anziché la prova singola settimanale del coro propedeutico. E durante queste prove riservo sempre del tempo, di solito è la prima parte della prova,
dedicato alla cosiddetta tecnica, anche se non la faccio passare come tecnica, almeno ce la metto tutta, cerco di far sì che sia un momento sempre divertente. Nonostante questo si lavora in modo tale che il bambino conosca sempre di più quelle che sono le potenzialità della sua voce. Quindi pongo massima attenzione ovviamente alla respirazione, all'emissione, alla posizione della bocca, al rapporto anche qui, perché questo è costante sempre in tutte le prove, il rapporto del corpo, l'attenzione del proprio corpo, perché credo che si canti, sono fermamente convinto, si canti con tutto il corpo e quindi tutto il corpo deve avere l'atteggiamento giusto nel cantare. E allora lì possiamo inventarci tante strategie per far sì che questa fase, 10 minuti, un quarto d'ora, quello che serve, possa essere la più stimolante possibile. Ci si muove per la sala, si canta a coppie, si canta su una gamba, su due gambe, cioè invento tante cose. E purtroppo adesso in questo periodo di Covid, di restrizioni, tante cose non le possiamo fare, però pazienza, confidiamo in tempi migliori. Nel coro di voci bianche, che lavora due volte a settimana, abbiamo un altro appuntamento che a mio avviso è strategico, che è la vacanza studio che facciamo di solito verso fine agosto, prima di iniziare il nuovo anno. Sono giorni in cui si vive insieme, 4-5 giorni di solito, e questa è un'occasione importante dove io ho l'opportunità di risentire anche le voci singole, perché mi faccio aiutare da una maestra, Gloria Busi, che è una soprano che ci aiuta ormai da tanti anni dal punto di vista tecnico. E in quei giorni abbiamo la possibilità di riascoltare queste voci e confermarle nella sezione in cui sono, oppure cambiarne sezione se c'è bisogno, tenuto conto che la voce in questo periodo della loro crescita, riferita ai bambini ovviamente, cambia spesso, o semplicemente perché il bambino ha capito certe cose maggiormente, quindi manifesta posizioni di voce che magari prima non aveva palesato, per cui magari può capitare che da un settore di mezzo soprano lo posso mettere o nei primi o nei contralti, dipende, insomma, quello che succede. È una settimana dove veramente si lavora tanto, anche dal punto di vista del repertorio, perché ci permette di lavorare tanto. Maestro, hai citato il repertorio, la parola repertorio, che sappiamo essere cruciale in un percorso di qualsiasi gruppo corale. Molto spesso, parlando anche di voci bianche, è importante intercettare anche la motivazione e i desideri dei coristi stessi e che si in qualche modo sovrappongano, si incrocino con la progettualità del direttore. Quali sono le tue priorità in questa scelta che ogni direttore di coro e di voci bianche a maggior ragione deve prendere, quali scelte e quali sono le guide che tu segui in questa scelta? Hai detto bene, è un'altra delle cose difficili che il direttore è chiamato a fare, la scelta del repertorio. Credo sia sempre il giusto equilibrio fra quella che è l'indole del direttore, quindi sono i suoi gusti, la sua impronta che vuol dare al coro, la sua cultura ovviamente, quello che è la situazione, le proprietà tecniche che il coro ha raggiunto in quel momento, perché alle volte le cose non coincidono. Per cui bisogna sempre leggere, a mio avviso, almeno io cerco sempre di farlo, di leggere quella che è la realtà del mio coro, quali sono le capacità che ha il mio coro in quel momento. In funzione di quello scelgo il repertorio che piace a me. Su questo forse faccio il bastian contrario. Alle volte, per gioco, ho provato a far ascoltare ai ragazzi, ai bambini, alcuni brani di altri cori, no? Per sentire generi diversi e fare una scelta, come tra virgolette, democratica.
non è sorto nulla, è un gran caos, poi alla fine quasi scontenti tutti. Ho visto che fortunatamente in questi anni i bambini mi hanno sempre ascoltato, anche quando proponevo cose che a loro apparentemente non piacevano, ma con lo studio del pezzo, più il pezzo veniva studiato, penetrato, assimilato, anche i pezzi più difficili, mi ricordo per esempio la prima volta che proposi Britten, c'erano i capelli in piedi nel coro, no? Dalla paura. E invece, piano piano, questa musica ha permesso loro di creare un senso critico. E da allora, ogni volta che propongo un brano, hanno una consapevolezza maggiore della musica che vanno cantando. Per cui credo fermamente che il repertorio debba essere la cartina tornasole del livello di preparazione che ha il coro. E il direttore questo lo deve conoscere perfettamente. Anche se alle volte errori se ne fanno, perché è capitato ancora di mettere sul leggio un brano, cominciare ad iniziarlo e rendersi conto strada facendo che non era il momento per farlo. Magari l'anno dopo è andato tutto bene. Per cui anche qui umiltà da parte nostra nel riconoscere gli sbagli che si fanno. Insomma. A me hanno sempre insegnato che lavorando spesso si può anche sbagliare. E quindi è una gara a chi sbaglia meno, insomma, da questo punto di vista. Per cui, ecco, di repertorio ce n'è tanto anche che rimane nei cassetti, purtroppo, e aspetta anche a noi andarlo un pochettino a riscoprire. Spesso si ricorrono mode, giustamente ci sono, e va bene anche quello, però non dimentichiamo... C'è tanta musica da poter fare, insomma, ecco. Molto qualificata. Poi, chiaro, tante volte si propongono, io stesso propongo brani ricreativi, leggeri, spensierati, che fanno sempre bene, insomma, ogni tanto fa sempre bene, insomma, lavorare. Però, dal momento in cui nel coro abbiamo fatto certe scelte di repertorio, ho visto che ai bambini... Anche i piccoli, i ragazzi, quando proponi un brano, se è troppo facile secondo loro, quasi si sentono demotivati. Se è troppo difficile, si corre il rischio di scoraggiarli, per cui ripeto quello che ho detto all'inizio, lasciate il repertorio è un perfetto equilibrio di tutte queste dinamiche che ci sono dentro il coro. Ecco perché il coro è una delle cose più belle che si possono fare durante la vita proprio, la crescita di ognuno. Sarebbe bello e straordinario che in tutte le scuole, dalla scuola dell'infanzia fino all'università, i bambini, i ragazzi, gli adulti avessero la possibilità di cantare in un coro. Pensa che bello, io all'asilo canto in un coro, alla scuola elementare canto in un coro, mi ritrovo il coro anche all'università, il coro che fa da trédunion, da collante in tutto il mio percorso formativo. Straordinario. Lo vedremo, spero di sì, prima o poi, io voglio essere ottimista in questo. Maestro, abbiamo visto prima, velocemente in realtà, ma il tuo medagliere veramente eccezionale da far tremare i polsi. E con i tuoi cori hai ottenuto questi prestigiosi riconoscimenti e sono sicuramente il risultato anche di una scelta e di una filosofia ben precisa, perché oltre alla preparazione musicale va preparato anche un altro fronte, quello del gruppo, quello di un obiettivo comune importante come quello di un concorso. Come hai gestito questi momenti e come li hai fatti vivere al tuo coro? Allora, adesso sfato subito. Io ho affrontato il primo concorso che nel 2006, grazie all'insistenza della presidente della nostra associazione, perché io ero veramente concentrato verso altro. E da allora ho capito che il concorso era un'opportunità in più che il coro ha per ascoltare gli altri cori.
perché credo fermamente che far coro voglia dire soprattutto ascoltare, ascoltare se stessi, ascoltare i settori in cui canti, ascoltare il coro, ascoltare gli altri cori. C'è sempre da imparare. Per cui l'ho sempre considerato questo e ho cercato di lavorare con i bambini in modo tale che questo passasse, cioè affrontare un concorso non per la competizione, fine a se stessa che non serve a nulla, ma per il desiderio di ascoltare gli altri. E infatti così è stato. Dopo l'esecuzione della prova che hai durante il concorso, noi, o prima, insomma, il coro si mette in platea, ascolta, e è bello vedere i bambini che guardano altri bambini e fare la loro stessa cosa, no? Condividono la stessa attività, la stessa passione, e i pettegolezzi sulla divisa, guarda che divisa ha, tutte queste cose bellissime, e poi finalmente ascoltano. Già qui andare, educare i bambini a saper ascoltare con le orecchie e non con gli occhi, già è un passo importante, perché oggi siamo abituati ad usare semplicemente, sempre, quasi esclusivamente gli occhi e poco gli orecchi. Quindi anche per questo il percorso formativo del coro è straordinario. E quindi l'esperienza concorsuale l'ho sempre fatta incanalata in questa direzione. È innegabile che se ai bambini e ai ragazzi proponi un concorso, la prima cosa che scatta è la competizione dentro di loro. È inutile negarcelo. Però ho sempre cercato di convogliare questa carica competitiva, diciamo così, in questa dimensione, avere l'opportunità di ascoltare gli altri. Per quanto riguarda la preparazione, non credo che, almeno io non ho mai fatto così, non c'è una preparazione specifica o particolare perché vai a un concorso. Siccome credo fermamente che nel momento in cui un direttore, un musicista, dona musica agli altri, e il concerto, il concorso, il festival, qualsiasi cosa, è un momento importante in cui tu ti dedichi al pubblico. Quindi proponi che sia un concorso, un concerto nella città grande o nel paesino, uno dei miei paesini dove abito io, la responsabilità che abbiamo è la stessa, perché abbiamo il compito, in quel momento in cui esegui, di avvicinare l'esecutore, quindi il coro, al pubblico. E lì si crea, questa attraverso un'alchimia particolare, un senso di rispetto reciproco, perché credo fermamente in questo, e lì passa la musica. Diversamente la musica non passa, credo, passa altro. Quindi io, tutti i concorsi che abbiamo fatto, sì dal primo e all'ultimo che abbiamo fatto, nonostante avessimo qualche esperienza in più, e i bambini, i ragazzi forse erano attirati veramente dalla gara, no? Ho sempre frenato, non per scaramanzia, non per altro, ma perché credo fermamente che la possibilità di andarsi a far ascoltare da una giuria che ha l'autorevolezza di dirti e di confermare se il lavoro che stai facendo è giusto, se sei sulla strada buona, oppure darti dei consigli, oppure anche a volte stravolgere tutto quanto, perché no? Perché se si sta lavorando e si sbaglia, è giusto che qualcuno ti possa indirizzare da qualche altra parte. Questa è una opportunità che non si può scartare, insomma, per cui il lavoro mio è sempre andato in questa direzione. Poi ci è andata bene, qualche volta sì, qualche volta un po' meno, però è sempre andata bene. E la cosa che mi sta più a cuore non è il risultato in sé, perché, ripeto, la competizione a se stessa non serve a nulla al coro, secondo me non serve al coro per far crescere. La vera competizione è quella che fai con te stesso, che il cantore fa con se stesso, prova dopo prova, conquista dopo conquista, di settimana in settimana. Quella credo sia la vera competizione che fa la differenza fra un coro maturo e un coro che ha ancora da lavorare. Se posso aggiungere
Una cosa in più che riguarda un po' un sunto di tutte le domande è il mio ringraziamento pubblico a due grandi maestri che hanno segnato che un giorno, grazie all'ascolto dei loro cori e il lavoro fatto, mi hanno fatto dire anch'io da grande voglio avere un coro e voglio dirigere un coro. E questi sono il maestro Nicola Conci da una parte e il maestro Mario Mora dall'altra. Grazie a questi grandi maestri. Grazie maestro, anche a te per avermi citati. E, tra l'altro il maestro Conci è il nostro socio onorario e il maestro Mario Mora sarà prossimo di un'intervista speciale che riserveremo proprio a lui. Con questo allora direi che è proprio giunto il momento di ascoltare un'esecuzione di un brano del tuo coro e a questo punto quindi io ringrazio personalmente e anche a nome di tutta l'associazione il maestro Bertolotti per la sua gentilezza e per la sua disponibilità. Grazie a te, grazie all'associazione e buona musica a tutti.